Ben ritrovati all'interno della redazione di LecceNews24.it, appuntamento con le nostre breaking news. Come ogni lunedì apriamo con lo sport, il Lecce centra la sesta vittoria consecutiva e torna in vetta alla classifica nel girone C di Lega Pro. Nella sfida di ieri sera i giallorossi hanno superato anche l'esame Regina, 1-0 il punteggio finale firmato a Salvatore Caturano nel corso del secondo tempo. I salentini così tornano a guidare il torneo grazie anche a una strepitosa difesa capace di non subire gol da 4 partite. Domenica prossima la truppa di mister Padalino farà visita alla Vibonese. Passiamo alla cronaca. Incidente in pieno centro a Lecce lungo via San Francesco d'Assisi. Qui poco prima delle ore 11 un uomo in sella alla sua moto, una Kawasaki, dopo aver perso il controllo del mezzo in piena curva è andato a sbattere contro un'auto parcheggiata. Il motociclista è stato soccorso al 118, ha riportato una frattura a una gamba ma non è in pericolo di vita. Stanno facendo il giro del web le immagini diffuse dello sportello dei diritti e che ritraggono il cameriere di un ristorante salentino intento a spruzzare insetticida contro mosche e zanzare direttamente sul buffet allestito per un ricevimento. Non facciamo nomi, spiega Giovanni D'Agata, ma quello che è successo è di una gravità rilevante, messa così a serio pericolo la salute dei commensali. Si chiamano Giovanni Caretto e Luca Aprile, sono due giovani atleti salentini convocati in nazionale per la missione azzurra in Spagna di surf casting. I due di 14 e 16 anni che rappresenteranno il nostro paese dal 9 al 15 ottobre sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa in provincia di Lecce direttamente dal presidente Antonio Gabellone. I due atleti saranno impegnati in Spagna nel campionato del mondo di specialità. E in chiusura ancora lo sport con il calcio in Serie D, seconda vittoria consecutiva per il Nardò di mister Foglia Manzillo che al suo debutto davanti al pubblico amico regala ai tifosi la prima gioia casalinga della stagione. Basta l'1-0 siglato da noi arrivato Chiara Mateng per superare la prova Picerno. Con i 3 punti di ieri la classifica dei Granata inizia a sorridere. Ed è tutto anche per oggi con le nostre breaking news, tutte le altre notizie invece le trovate sul nostro sito www.leccenews24.it. Grazie e buona settimana!